Progetto importante, ambizioso, di circa 8 milioni di euro complessivi, che ovviamente sarà modulare, che ci consentirà di intervenire appunto per step sul nostro parco, su cui siamo già intervenuti con una cura e manutenzione nel corso di questi anni. Ora è il momento della riqualificazione complessiva, della valorizzazione del parco, una risorsa unica, fondamentale che abbiamo per la nostra città. Un primo blocco di interventi, che ovviamente riguarderà due nodi del parco, sarà avviato subito dopo l'estate, con le risorse già a disposizione, e ovviamente candideremo il progetto a tutti i canali di finanziamento, il contratto di sviluppo, vedremo ecco quali saranno anche le risorse messe a disposizione dal contratto e a ogni altro canale, ovviamente in primis il recovery, ma finalmente abbiamo una progettazione importante. Il nostro parco è una risorsa straordinaria ed è importante perché questo progetto, che nasce dalla partecipazione, nasce dall'iter di Ideate, perché lì sono arrivate le richieste, lì sono arrivate le proposte, le iniziative che si andranno anche ad integrare con questo progetto, lo andranno anche ad arricchire, vivrà ulteriori fasi di confronto con la città nello svolgimento e nell'avanzamento dell'iter progettuale. Il parco sarà a tutti gli effetti un parco urbano in cui verrà realizzata una pista ciclopedonale in terra stabilizzata, colorata, così come tutti gli elementi che lo caratterizzeranno avranno un unico colore distintivo. Gli accessi al parco saranno caratterizzati da dei totem che poi a varie scale determineranno all'interno del parco tutte le strutture di servizio, quindi diventeranno lampioni per l'illuminazione, fontanelle, e parchi giochi e piazze all'aperto per sostare all'ombra. E soprattutto sono state progettate e verranno realizzate delle casette, quelle che noi chiamiamo casette, che sono delle piccole strutture che saranno utili ad ospitare servizi, ristoro, centri educativi, aree di bike sharing o piccole biblioteche. E tutto sarà realizzato con materiali naturali e tutto impostato alla massima sostenibilità dell'intervento.